Felice, dici perché? L'ultima gara 3 ho dato il massimo, quello che si poteva fare non ho risparmiato niente. Devo ringraziare innanzitutto al mio cugino Luca Legato, al mio Giroppo Legato per avermi messo nelle condizioni nelle nelle mani al top. Non so come ringraziarli, il mio preparatore Raffaele 40, la mia famiglia che mi permette tutt'oggi a fare questo sport. Speriamo bene. Perfetto, ti ringrazio e goditi questa vittoria. Ciao, ciao, ciao. Siamo adesso alla classifica del gruppo N, classe 1006, al terzo posto. Ebbene, qua ovviamente immagino che l'applauso sarà spontaneo perché è un grande campione che va sempre salutato, non per quello che ha fatto, ma per quello che ha appena fatto, ma perché quello che ha fatto per il motorsport calabrese, Domenico Chirico. È presente, eccolo qui? No? Non c'è. Lo raccoglie per lui un suo allievo, grande campione Rocco Porcaro, che è già premiato e mi sa che ne avrà altri. Al secondo posto, uno di quelli che davvero ci ha offerto uno spettacolo tra i birilli e tra i tornanti incredibile, Giuseppe Aricò, peso 107, piloti per passione. Si sta in casa, ma anche in fuori casa lo spettacolo non manca con te. Grande, complimenti. E al primo posto, uno che secondo me non ha neanche bisogno di salire sul palco, lo vedete tutti, ma è davvero un grande campione, fa piacere sempre rivederlo in gara, Antonino Germanò, peso 106, primo classificato del gruppo N, classe 1006. Bravo, bravissimo. C'è stato un sacco di tempo che il tuo nome era lì in alto nella classifica, non voleva mai scendere, complimenti. Ok? Al nono posto, Antonino Germanò. All'ottavo posto, Francesco Carmelo Pirri. Sì. Pirri c'è, perfetto. Al settimo posto, rivediamo con noi Vincenzo Suragi. Priolo, sì. Un altro che ci fa piacere rivedere qua sopra, e Giovanni Priolo al sesto posto, lui settimo, sesto posto Giovanni Priolo. Io l'avete fatto le foto per la maglia caricata. Ecco. Al quinto posto Giovanni Greco. Complimenti. La coppa resta con noi, ovviamente. Ci avviciniamo in alto al quarto posto, Violetta e Agostino Fallara.
giusto un'antecchia, come si dice Napoli, sotto al podio. Perché sul podio ci sono tre prototipi e tre pilotoni da prototipi. Al terzo posto Carmelo Scaramozzino. Ecco, in questo caso si possono, potete salire direttamente sulle postazioni del terzo posto. Al secondo posto Carmelo Barbaro. Okay. E come avevamo detto, ha fatto incetta di premi, ma questo dai, la prima coppa dell'assoluta, e lo celebriamo ancora una volta per quello che ci ha offerto oggi Antonino Branca, primo assoluto del primo mini slalom Coppa Calanna Laganadi. Complimenti. Non vorrei che poi dai, è vero, per questo dai, ci vuole, è vero, no dai, abbiamo completato degnamente con la premiazione dell'assoluta. Complimenti adesso.